Ciao a tutti, io sono Katia, bentornati o bentrovati sul nostro canale dedicato alle naturali curiosità. Eccoci al nostro secondo appuntamento dedicato al corpo umano, oggi in particolare parleremo del sistema digerente. Sappiamo già che è possibile distinguere gli animali in base al modo in cui questi si nutrono. Per esempio, ci sono organismi filtratori, quindi come per esempio l'animale in questa figura a sinistra è un filtratore, consumatori, come per esempio i predatori, e succhiatori, come per esempio questa zanzara, che si nutrono succhiando in questo caso per esempio il sangue da altri esseri viventi. In base al tipo di dieta che questi organismi assumono, sono anche distinti in erbivori, se si nutrono essenzialmente di organismi di tipo vegetale, carnivori, se invece si nutrono organismi a base di carne, e onnivori, se invece si nutrono indistintamente sia di vegetali che di carne. La trasformazione del cibo segue quattro principali fasi. La prima, l'ingestione. La seconda, la digestione, che è essenzialmente di due tipi. Una digestione di tipo meccanico, quindi una frantumazione in frammenti di cibo via via più piccoli. E una digestione di tipo chimico, che avviene invece ad opera di enzimi che vanno a rompere le macromolecole in molecole via via più piccole. La terza fase è l'assorbimento, quindi le molecole nutritive, le sostanze nutritive riescono ad entrare all'interno delle cellule. E la quarta ed ultima fase è l'eliminazione, eliminazione di sostanze di scarto, sostanze che non sono state digerite. Quindi queste sono le quattro fasi di trasformazione del cibo: ingestione, digestione, assorbimento ed eliminazione. Adesso vedremo nel dettaglio queste differenti tappe. Apriamo una piccola parentesi richiamando quello che ci eravamo già detti all'inizio dei nostri appuntamenti, quando abbiamo parlato di biomolecole. Abbiamo detto che le biomolecole sono dei polimeri, quindi costituiti da una serie di unità che abbiamo chiamato monomeri, e per esempio le quattro categorie principali di biomolecole che abbiamo illustrato sono le proteine, che sono polimeri di amminoacidi, poi la seconda classe di biomolecole sono i glucidi o i carboidrati, quindi per esempio i disaccaridi, i polisaccaridi, che sono polimeri di monosaccaridi. Poi la terza categoria è rappresentata dagli acidi nucleici, che sono costituiti da nucleotidi, e la quarta categoria di biomolecole sono i grassi, i lipidi, che sono costituiti da glicerolo e code di acidi grassi. Quindi la digestione principalmente ha l'obiettivo di ridurre le macromolecole nei loro rispettivi monomeri. Quindi nel caso delle proteine in amminoacidi, nel caso dei glucidi in monosaccaridi e così via. La digestione avviene in compartimenti più o meno specializzati, in cavità gastrovascolari. Se considerassimo questa idra, vedremmo che le pareti della sua cavità gastrovascolare sono costituite da delle cellule che producono degli enzimi digestivi che vengono riversati verso le porzioni di cibo di cui questo animale si nutre, i tessuti molli sono subito digeriti e successivamente le particelle di cibo vengono inglobate all'interno delle cellule che costituiscono la cavità gastrovascolare. Le particelle di cibo sono quindi digerite ad opera di alcuni enzimi digestivi e grazie anche alla presenza di un vacuolo alimentare che contiene enzimi digestivi, enzimi litici, per idrolizzare le macromolecole e ricavarne i rispettivi monomeri, rispettive unità che saranno utili all'intero organismo. Nella maggior parte degli animali,
il sistema digerente è costituito da un tubo digerente suddiviso in sezioni specializzate. Possiamo qui osservare tre differenti tipi di tubi digerenti. Vediamo il tubo digerente di un lombrico, quindi c'è una bocca, una faringe, un esofago, poi una porzione rigonfia che è un gozzo e una successiva che si chiama ventriglio. Ecco qui poi il resto del tubo che rappresenta l'intestino e poi l'apertura posteriore che è l'ano. Quindi vediamo che osservando una sezione trasversale di un lombrico possiamo vedere che la porzione interna dell'intestino forma proprio una cavità, un lume, il lume intestinale, e questa è la parete dell'intestino che è più o meno spessa a seconda anche della dimensione dell'animale. Poi questo è il tubo invece di una cavalletta, il tubo digerente di una cavalletta. Anche questo si apre con una bocca, prosegue con un esofago, poi vi è un gozzo, poi dei ciechi gastrici che servono ad aumentare la superficie di scambio e di assorbimento, uno stomaco, un intestino e l'apertura anale. Questo invece è il tubo digerente di un uccello, anche questo si apre con una bocca, prosegue con un esofago, poi vi è un gozzo, uno stomaco e un ventriglio, un intestino ripiegato che termina con l'apertura anale. Il tubo digerente umano è un tubo con regioni specializzate e ghiandole accessorie, come per esempio le ghiandole salivari, il fegato e il pancreas. Possiamo già cominciare ad osservarne l'anatomia attraverso questa immagine. Ecco che la cavità orale è collegata alla faringe, che è una zona di connessione, una zona che è una porzione del tubo digerente comune anche al sistema respiratorio. Poi prosegue il tubo digerente con l'esofago, che collega la faringe allo stomaco. Lo stomaco presenta uno sfintere in ingresso che si chiama cardias e uno sfintere in uscita che si chiama piloro. Dopo lo stomaco vi è l'intestino, che è distinto in intestino tenue e in intestino crasso, e infine l'ultimo tratto è il tratto dell'intestino retto che poi termina con l'apertura anale con l'ano. Se volessimo idealmente seguire il destino del cibo che viene introdotto dalla nostra bocca, il cibo arriva all'interno della cavità orale, dove subisce le prime trasformazioni, sia meccaniche ad opera dei denti, che quindi frammentano, tagliuzzano. Oltre ai denti, anche la lingua ha un'importante azione nel rimescolare il cibo che viene introdotto nella nostra cavità orale. E oltre a quest'azione di tipo meccanico, il cibo subisce anche una prima digestione di tipo chimico, perché all'interno della nostra bocca sono riversati degli enzimi prodotti dalle ghiandole salivari, che sono i due principali: l'amilasi, che ha il compito di digerire i carboidrati, in particolare l'amido, e il lisozima. Il lisozima è un enzima contenuto all'interno della saliva ad azione antibatterica, quindi è una forma di protezione, di barriera chimica dall'attacco di possibili batteri provenienti dall'esterno, poiché il cibo che introduciamo deriva comunque da un ambiente esterno. Possiamo vedere qui la posizione delle ghiandole salivari. E qui una sezione di una ghiandola sottomascellare. Il cibo che abbiamo introdotto nella nostra cavità orale, che subisce questa prima digestione meccanica e chimica, prende il nome di bolo, bolo alimentare. Grazie alla peristalsi, cioè ai movimenti ritmici della muscolatura, il cibo sarà poi sospinto dalla nostra bocca sino all'apertura anale.
Dopo la cavità orale, attraverso la deglutizione, il bolo alimentare passa dalla bocca verso l'esofago, attraversando la faringe che, come abbiamo già detto, che è in comunicazione sia con il tubo digerente, quindi sia con l'esofago, sia con la trachea, con la laringe e la trachea che invece appartengono al sistema respiratorio. Quindi qui in queste tre immagini è rappresentata la successione di fasi che si susseguono durante il processo della deglutizione. Quindi lo sfintere esofageo, qui evidenziato dalle due frecce in blu, quando il bolo si trova ancora nella cavità orale e ha inizio la deglutizione, lo sfintere esofageo è contratto e l'epiglottide si innalza. L'epiglottide è costituita da tessuto cartilagineo e fibroso e si muove separando il sistema digerente da quello respiratorio. Quando lo sfintere si rilassa, lo sfintere esofageo si rilassa, l'epiglottide si abbassa e così va a chiudere la laringe che si innalza e il bolo alimentare passa attraverso la faringe verso l'esofago. Quando lo sfintere si contrae nuovamente, l'epiglottide si alza nuovamente e la laringe si abbassa. Questi movimenti ritmici di peristalsi garantiscono il movimento del bolo alimentare verso lo stomaco attraverso l'esofago. L'esofago è formato da quattro strati concentrici che sono dette tonache. Quella più interna è la tonaca mucosa, formata essenzialmente da tessuto epiteliale. Poi la seconda tonaca è la tonaca sottomucosa, che consiste in un tessuto connettivo lasso. Poi ancora, spostandosi verso l'esterno, la tonaca muscolare, formata da due tipi di fibre muscolari, uno strato di muscolatura liscia longitudinale e uno strato circolare. Lo strato circolare è quello più interno ed è questo responsabile essenzialmente della peristalsi. E poi l'ultima tonaca è la tonaca sierosa. La tonaca sierosa riveste la parte più esterna dell'esofago. È costituita essenzialmente da un tessuto di tipo epiteliale che secerne un liquido lubrificante. Quindi, ricapitolando, le quattro tonache concentriche che costituiscono l'esofago sono la tonaca mucosa, la tonaca sottomucosa, la tonaca muscolare e la tonaca sierosa. In questa immagine possiamo vedere come la peristalsi sia garantita soprattutto dalla tonaca muscolare. Ecco che i muscoli circolari si contraggono, restringono il diametro del canale dell'esofago, il bolo viene quindi spinto via via verso il basso. I muscoli circolari invece in questa parte si rilassano, il canale si apre e questo movimento ritmico garantisce il movimento del bolo verso il basso e quindi dall'esofago verso lo stomaco. Il primo sfintere che il bolo dovrà superare è il cardias che collega l'esofago allo stomaco, alla cavità gastrica. Lo stomaco immagazzina il cibo e lo demolisce grazie alla presenza e alla produzione di succo gastrico, quindi lo demolisce chimicamente. Ecco qui una immagine di quest'organo, dello stomaco. Ecco all'interno dello stomaco la superficie la parete gastrica è formata da una serie di fossette gastriche. Le fossette gastriche sono collegate a delle ghiandole gastriche, costituite da tre tipi principali di cellule. Le cellule mucose, che sono quelle qui rappresentate in rosso. Le cellule mucose producono sia un muco che ha la funzione di proteggere le pareti stesse dello stomaco da questo ambiente
acido e producono anche un fattore intrinseco, che è una glicoproteina necessaria all'assorbimento della vitamina B12. La vitamina B12 è indispensabile per la produzione dei globuli rossi e una carenza di questa vitamina comporta anche una forma di anemia, detta anemia perniciosa. Il secondo tipo di cellule presenti all'interno delle ghiandole gastriche, oltre alle cellule mucose, sono le cellule parietali, qui rappresentate in giallo e qui ingrandite. Le cellule parietali hanno il principale compito di produrre acido cloridrico, HCl. L'acido cloridrico crea un ambiente fortemente acido che favorisce la demolizione chimica, quindi la digestione chimica del bolo alimentare. Inoltre, l'acido cloridrico è fondamentale per l'attivazione di alcuni enzimi digestivi, come per esempio il pepsinogeno, che è la forma inattiva della pepsina, che viene attivata proprio dalla produzione di acido cloridrico. Il pepsinogeno è prodotto dal terzo tipo di cellule che costituiscono le ghiandole gastriche, che sono le cellule principali, queste cellule in rosa. Quindi la parete del nostro stomaco è costituito da delle fossette gastriche che sono collegate a delle ghiandole gastriche costituite da tre tipi di cellule: le cellule mucose, che producono muco e fattore intrinseco, le cellule parietali, che invece producono HCl, e le cellule principali, che invece producono pepsinogeno, che grazie alla presenza di acido cloridrico si trasforma nella sua forma attiva, che è la pepsina. La pepsina comincia la digestione chimica delle proteine, quindi le proteine sono digerite all'interno del nostro stomaco. Grazie alle varie trasformazioni meccaniche e chimiche che il bolo alimentare ha subito, il bolo viene trasformato in chimo. Il chimo acido dallo stomaco passa nel primo tratto dell'intestino tenue, il duodeno, attraversando il piloro, che è il secondo sfintere che collega lo stomaco con l'intestino. L'intestino tenue poi si prosegue con le altre due porzioni, che sono il digiuno e l'ileo, e poi, oltre all'intestino tenue, vi è anche l'intestino grasso o colon. L'intestino tenue, di cui qui vediamo solo rappresentata la prima parte, il duodeno, è lungo circa 6 metri, è fortemente ripiegato su se stesso per essere alloggiato all'interno del nostro corpo e sulla sua superficie ci sono numerosissimi ripiegamenti, chiamati villi e microvilli, che occupano una superficie, se fossero estesi, di circa 300 metri quadrati. I numerosi ripiegamenti servono proprio ad aumentare la superficie di scambio per l'assorbimento delle sostanze nutritive. È nell'intestino tenue che termina la digestione, ed è qui che avviene l'assorbimento delle sostanze nutritive, grazie anche all'azione dei succhi pancreatici prodotti dal pancreas e alla bile prodotta invece dal fegato e immagazzinata all'interno della cistifellea. La bile ha il compito di emulsionare i grassi, essenzialmente, quindi favorisce la digestione dei grassi. Le sostanze nutritive oltrepassano l'epitelio, raggiungono il flusso sanguigno, dal flusso sanguigno sono trasportate verso il fegato, dove vengono ulteriormente elaborate. Ecco qua un quadro riassuntivo della digestione chimica che avviene a livello dell'intestino tenue. Vediamo che i carboidrati, grazie all'azione di alcuni enzimi come l'amilasi pancreatica e la maltasi, la saccarasi e la lattasi, sono ridotti, digeriti e trasformati in unità, in monosaccaridi. Le proteine, invece, grazie all'azione della tripsina, della chimotripsina e poi successivamente di altri enzimi come le aminopeptidasi, dipeptidasi e così via, sono ridotte ad aminoacidi.
Gli acidi nucleici, invece, grazie all'azione delle nucleasi, sono ridotti a nucleotidi e grazie all'azione di altri enzimi, i nucleotidi sono divisi nelle loro tre componenti, cioè basi azotate, zuccheri e gruppi fosfato. I grassi, invece, grazie all'azione dei sali biliari, quindi prodotti dalla bile, quindi prodotti dal fegato, presenti nella bile, quindi prodotti dal fegato, vengono emulsionati in goccioline di grasso e grazie alle lipasi vengono trasformati in catene di acidi grassi e in glicerolo. Il fegato, abbiamo già detto, riceve le sostanze nutritive che sono state assorbite dall'intestino tenue, le riceve grazie ai vasi sanguigni, in particolare alla vena porta, le rielabora. Inoltre il fegato produce, come abbiamo già detto, la bile, che ha un'azione emulsionante per la digestione dei grassi e ha una fondamentale azione detossificante, quindi trasforma le sostanze tossiche in sostanze innocue. Ecco qui è illustrato un tratto dell'intestino tenue. Vediamo come la sua superficie interna sia fortemente ripiegata a formare dei villi e dei microvilli, delle pliche. Vediamo che via via, spostandoci verso l'esterno, la parete dell'intestino è formata da una serie di strati muscolari connessi anche al sistema circolatorio. Quindi i vasi sanguigni portano, trasportano poi le sostanze nutritive assorbite verso il fegato, che poi attraverso la vena porta riceve le sostanze nutritive e le rielabora. Ecco una ulteriore immagine di dettaglio sulla parete dell'intestino e quindi sui villi e i microvilli. Vediamo il passaggio tra i villi intestinali e il sistema circolatorio, quindi il sangue, e poi dal sangue, come abbiamo visto nell'immagine precedente, confluisce all'interno dei vari vasi sino ad arrivare nella vena porta ed essere trasportate queste sostanze a livello del fegato. Adesso vediamo una breve animazione che ci aiuta a capire proprio come avviene l'assorbimento a livello dei villi intestinali. Ecco qui una rappresentazione dell'intestino. Vediamo più in dettaglio il rivestimento interno dell'intestino. Vediamo che è formato da una serie di ripiegamenti, i villi. E se guardassimo più attentamente questi ripiegamenti, vedremmo che sono fortemente irrorati, quindi fortemente in contatto col sistema cardiocircolatorio, e se osservassimo ancora più in dettaglio le cellule intestinali, gli enterociti, vedremo che sono a loro volta nuovamente ripiegati a formare i microvilli. Tutto questo sistema garantisce un aumento della superficie di scambio e di assorbimento delle sostanze nutritive. Successivamente all'intestino tenue, troviamo l'intestino grasso, quindi vediamo qui in questa immagine, questo è l'intestino tenue, quindi 6 metri circa di intestino tenue, che poi si prosegue con l'intestino grasso o colon. Nell'intestino grasso avviene il riassorbimento dell'acqua e una fase di compattazione delle sostanze di rifiuto solide, quindi sostanzialmente delle feci. Le feci che vengono poi alloggiate all'interno dell'intestino retto, dove saranno immagazzinate prima di essere espulse attraverso l'ano. Quindi vediamo qui in dettaglio questa porzione dell'intestino grasso, del nostro colon, che presenta una porzione detta cieco e l'appendice in comunicazione con l'intestino tenue. Ecco qui che vi è uno sfintere che divide l'intestino tenue dall'intestino grasso, dal colon. Numerose sono le patologie che riguardano il sistema digerente. Una delle patologie più diffuse dello stomaco e della prima parte dell'intestino tenue, quindi del duodeno, è l'ulcera. L'ulcera è causata da alcuni batteri, Helicobacter pylori,
che si trovano sugli strati mucosi dello stomaco, che possono portare all'infiammazione, a uno stato infiammatorio, quindi alla gastrite. Ma oltre a questo tipo di patologie gastriche, ve ne sono altre molte molto diffuse, come per esempio il reflusso gastroesofageo, e tante altre dovute magari alla eccessiva produzione di acido cloridrico da parte delle cellule dello stomaco e così via. Gli adattamenti evolutivi dei diversi tubi digerenti che ritroviamo nel mondo animale sono legati al tipo di dieta che questi animali seguono. Quindi, per esempio, negli erbivori, che si nutrono di foglie di sostanze abbastanza tenaci da dover digerire, il tubo digerente è un tubo generalmente più lungo. Per esempio, se considerassimo un ruminante, il tubo digerente di un ruminante, ne vediamo una rappresentazione qui, vediamo che è formato da diverse camere, diverse sezioni. Per esempio, qui per una mucca troviamo il rumine, poi troviamo il reticolo, poi troviamo l'omaso e l'abomaso. Poi questo prosegue verso l'intestino verso poi l'esterno. L'alimentazione deve fornire il carburante per lo svolgimento, l'espletamento delle attività che quotidianamente compiamo. Quando parliamo di alimentazione e di salute, consideriamo il tasso metabolico. Il tasso metabolico è dato dalla somma di due principali termini, ovvero il metabolismo basale, che è la quantità di energia di cui abbiamo bisogno a riposo, e dell'energia aggiuntiva per lo svolgimento delle altre attività. Il tasso metabolico, quindi, che è dato dalla somma di metabolismo basale e dell'energia necessaria allo svolgimento delle altre attività, altro non è che il tasso di consumo energetico nell'unità di tempo. E vediamo in questa tabella quali sono i tempi necessari per la digestione di diversi tipi di alimento, svolgendo tre attività differenti. Per esempio, per poter digerire un cheeseburger che è costituito da circa 560 kcal, se dovessimo correre, avremmo bisogno di 48 minuti per poterlo digerire. Se invece nuotassimo, dovremmo impiegare 1 ora e 48 minuti. Se invece dovessimo camminare, dovremmo digerirlo camminando per 3 ore e 30 minuti. E così via per gli altri tipi di alimenti che sono rappresentati in questa tabella, che si riferiscono a una persona che ha una massa di circa 68 kg. Nella nostra alimentazione ci sono anche delle sostanze nutritive dette essenziali, cioè delle sostanze che non siamo capaci di produrre, ma che dobbiamo introdurre con l'alimentazione, come per esempio 8 principali amminoacidi, che sono gli amminoacidi per l'appunto detti essenziali. In questa tabella invece sono riportate le principali vitamine di cui abbiamo bisogno per lo svolgimento delle nostre attività, per le funzionalità dei nostri organi, le vitamine che sono distinte in due grandi categorie, idrosolubili e liposolubili, le prime che sono per appunto solubili in acqua, le seconde invece che sono solubili nei grassi. Vediamo in questo quadro di insieme anche quali sono le fonti alimentari da cui è possibile ottenere queste vitamine, che sono fondamentali per lo svolgimento di determinate attività, come per esempio l'azione di sintesi di alcune macromolecole, di alcuni lipidi. Alcune vitamine sono dei cofattori, cioè aiutano determinati enzimi a poter svolgere correttamente la propria attività enzimatica, per l'appunto. Quindi la carenza o l'eccesso di alcune di queste vitamine comportano una serie di disturbi, una serie di conseguenze. Ricordiamo che altre patologie del sistema digerente sono, per esempio, l'obesità.
o l'eccesso di accumulo di colesterolo nei vasi sanguigni nel momento in cui la dieta è troppo ricca di sostanze grasse. Per quanto riguarda l'obesità, pare che questo sia un retaggio dell'evoluzione e che riguardi una disfunzione nella produzione di una sostanza chiamata leptina. La leptina è un ormone coinvolto nel senso di appetito in alcuni mammiferi e pare che, da un punto di vista evolutivo, la mutazione di questo ormone fosse un vantaggio, soprattutto nei periodi di carenza di cibo. Oggi invece che non siamo più sottomessi a fasi di carenza di cibo, ecco che l'obesità diventa invece svantaggiosa, diventa un problema, una patologia del sistema digerente, oltre ad una serie di altre malattie del sistema cardiocircolatorio. Ecco qui le linee guida, quindi alcune delle semplici regole per poter avere una sana alimentazione, quindi mangiare ogni giorno delle porzioni di frutta e verdura, preferire cereali, pasta, riso e pane integrali, limitare il consumo delle carni rosse, specialmente quelle ad elevato contenuto di grassi, e se possibile, quindi minimizzare il consumo in generale di carni affumicate, di carni conservate, evitare di mangiare cibi bruciati, perché le sostanze presenti nella parte bruciata sono cancerogeni, e limitare l'uso di sostanze alcoliche e comunque una buona abitudine è quella di bere un bicchiere di vino o 2 bicchieri di birra al giorno, anche per attivare sia la liberazione di sostanze antiossidanti, quindi assumendo il vino, sia attivare l'azione detossificante del fegato di cui abbiamo parlato in precedenza. Quindi, ricapitolando, abbiamo detto che il sistema digerente è formato da un tubo digerente e delle ghiandole annesse. Il tubo digerente è costituito da una cavità orale, quindi ha inizio con la cavità orale che contiene i denti e la lingua, che servono a demolire meccanicamente il cibo che introduciamo all'interno della nostra cavità orale, per l'appunto. La faringe, che grazie all'epiglottide separa l'esofago dalla trachea, l'esofago per l'appunto che collega la faringe allo stomaco, lo stomaco che ha la funzione di produrre succo gastrico che contiene sia muco che protegge le pareti dello stomaco, sia acido cloridrico che serve alla digestione delle macromolecole e all'attivazione del pepsinogeno. E il succo gastrico contiene quindi anche pepsinogeno che viene attivato trasformandolo in pepsina, che è la forma attiva del pepsinogeno. Oltre a cavità orale, faringe, esofago e stomaco, nel tubo digerente vi è anche l'intestino, che è diviso in 2 parti, intestino tenue e intestino crasso o colon. L'intestino tenue presenta 3 sezioni, il duodeno, che produce degli enzimi per la demolizione chimica del chimo, e che riceve la bile e il succo pancreatico. Il digiuno e l'ileo invece assorbono i prodotti della digestione. L'intestino crasso invece ha il compito di assorbire essenzialmente l'acqua, le vitamine, ospita i batteri utili per la nostra digestione e produce le feci che vengono poi indirizzate verso l'intestino retto. Le ghiandole invece annesse al sistema digerente umano sono le ghiandole salivari che producono la saliva che a sua volta protegge la mucosa ai denti e lubrifica il bolo alimentare e contiene l'isozima che uccide i microrganismi e l'amilasi che invece permette di digerire l'amido. Il fegato, che è un'altra importante ghiandola che produce la bile, che serve ad emulsionare i grassi ed è immagazzinata nella cistifellea.
E l'ultima ghiandola è il pancreas, che produce il succo pancreatico, che contiene gli enzimi per una digestione di tipo chimico. Grazie per il tuo ascolto. Se dovessi avere ancora qualche domanda sul sistema digerente, non esitare a contattarmi scrivendomi alla mia email katia.carbonara@gmail.com, oppure commenta di sotto di questo video o passa a trovarmi sulla mia pagina Facebook di Naturali Curiosità. Non dimenticare di iscriverti al mio canale e di attivare le notifiche cliccando sulla campanella grigia. Ciao e alla prossima puntata!